Amici di Facebook e generale Marasco Giuseppe che vi parla, qui stiamo all'interno del territorio della pista di Borgo Mezzanone. Guardate, guardate in questo canale di scolo di acqua, guardate quante macchine. Ci sono centinaia di macchine, centinaia di macchine. Stiamo in servizio, sto io con l'ispettore Tommaso Mancini. Guardate, guardate, adesso andiamo avanti. Vai, vai camion. Sì, sì. Guardate. Guardate quante macchine. Guardate. Guardate quante macchine. Guardate. Guardate quante macchine. È impossibile, è impossibile. Qualsiasi tipo di macchina, qualsiasi marca, accannabrizzate e poi bruciate. Qua siamo nel ghetto di Borgo Mezzanone. Autorità, cosa fate? Cosa fate? È mai possibile tutto questo? È mai possibile tutto questo? Guardate quante macchine, guardate. È impossibile, è impossibile. È una cosa veramente vergognosa. Non finisce mai, sono chilometri, chilometri. È impressionante. Cittadini, popolo, guardate, guardate. È impressionante. Non l'ho mai visto nella mia vita. Non l'ho mai visto. Centinaia e centinaia di carcasse di auto. Allora, Tommaso, ecco, concludiamo, ma... È una cosa impressionante vedere tante macchine, mai viste in vita mia, tante macchine, boh, non lo so, l'autorità dorme. Beh, insomma, ce ne rendiamo conto, ce ne rendiamo conto. Allora chiediamo un immediato intervento, subito, di rimozione di queste carcasse per tutelare l'ambiente, il territorio, il nostro mare e l'autorità. Non vi vergognate! A voi i commenti e condividete!